Salve a tutti, siamo con questo secondo appuntamento sulla filosofia che un po' scherzosamente ho chiamato E poi? Perché questa era un po' la domanda fondante della mia idea filosofica, cioè chiedermi sempre che cosa c'è dietro quello che si vede, quello che si prova e quello che si sente. Oggi siamo in compagnia di Don Oscar, un sacerdote del Venezuela, ma ecco, lo lascio a voi, si presenta da sé. Salve a tutti, sono Don Oscar Mogollón, sacerdote del Venezuela. Ormai da 9 anni che ho ricevuto il sacramento dell'ordinazione sacerdotale. Ecco, ringrazio Don Andrea per l'opportunità di questo incontro sulla filosofia. Bene, allora, prima di andare a chiedere a Don Oscar un po' alcuni interventi sulla filosofia, gli volevo chiedere un po' qual è stato il curriculum dei suoi studi, dove ha studiato e poi anche dove è nata in lui la passione per la filosofia, se è una passione o è solo che ha dovuto obbedire a chi lo ha mandato a studiare filosofia. Il triennio filosofico l'ho fatto sempre nel Venezuela, anche i 4 anni della teologia, poi sono stato inviato a studiare a Roma, ho fatto la licenza in filosofia, in antropologia ed etica, poi il dottorato sulla razionalità pratica in Aristotele. La passione per la filosofia è così, è nata per questo desiderio di andare oltre le apparenze. In effetti la filosofia è nata come la ricerca delle cause, no, ma non delle cause in modo meccanico, ma della spiegazione delle cose. Questo mondo ha una sua razionalità e appunto la filosofia ci aiuta a capirla, a comprenderla. Ecco, allora, dunque, Don Oscar, questo desiderio di capire le cause era un desiderio che avevi anche precedentemente agli studi, oppure poi pian piano invece studiando l'interesse si è acuito? Sì, diciamo che è un interesse che ci è stato da sempre. Penso che in un modo o in un altro tutti ce l'abbiamo, di non fermarci sulle apparenze, su quello che appare ai sensi, ma di andare un po' oltre, no? Sulle cause. Ogni uomo in qualche modo è un essere metafisico, possiamo dire, e poi con gli studi in maniera sistematica, sì, questo interesse si è intensificato, poi anche per condividere nel messaggio, nell'annuncio del Vangelo, che anche la filosofia c'entra, più avanti ne parleremo. Due domande. Mentre prima parlavi, hai parlato di due termini che mi hanno interessato. Allora, uno razionalità e un altro metafisica. Allora, per esempio, che significa razionalità? Perché oggi parliamo molto di un mondo razionale, di un utilizzo razionale delle risorse, ma questa parola razionale quindi viene un po' usata in tanti modi. Se tu mi dovessi spiegare sempre in parole tue che cosa intendi per razionalità. Per razionalità, detto in parole semplici, parliamo di una logica che c'è in mezzo a tutte le cose, cioè le cose non avvengono per caso, ma dietro tutto c'è una spiegazione che cambia nei livelli di complessità, ma niente è per caso, tutto c'è una spiegazione e noi siamo in grado di cogliere, no, queste spiegazioni, questi motivi, no, che, a partire dai quali i fenomeni succedono. Quindi il caso in fondo non esiste, nel senso che c'è un qualche disegno, tra virgolette, se possiamo dire così, però nemmeno un determinismo, cioè nel senso che le cose devono andare per forza in un modo. C'è da una parte non tutto succede a caso, ma questo non significa che tutto quello che capita perché così è scritto. Molte persone, anche delle nostre parti, dicono quello così doveva andare, quella è la storia, non si può fare diversamente. Invece c'è appunto una razionalità, una logicità, come hai detto tu, dietro ogni cosa che vediamo, ma non tutto è determinato in modo assoluto, necessario, cioè senza possibilità di cambiare strada. Volevo chiederti anche, prima tu hai usato un'altra parola che, ecco, come ho detto, no, eviteremo di fare scuola di filosofia perché su YouTube troverete una marea di insegnanti di filosofia molto più bravi di noi che
che veramente fanno questo servizio in un modo eccellente, quindi noi facciamo semplicemente una discussione un po' così. Però prima hai usato un altro termine che attualmente ormai è in disuso, ed è la parola metafisica. Se ce la vuoi spiegare un pochino per quello che sai, sì, iniziamo prima chiedendoti, ecco, che cosa può significare metafisica. Ecco, penso che sia valida la definizione degli antichi, no? Delle volte pensiamo alla metafisica come qualcosa di arcano, di strano, ma invece se andiamo all'etimologia, cioè quello che sta oltre la fisica, in effetti con questo nome viene intitolato quel famoso trattato di Aristotele. Quindi quando parliamo di metafisica andiamo appunto oltre quello che è la fisica, che è quello che è la natura, quello che ha il principio di movimento in se stesso, niente di più, cioè non è niente di arcano, di strano, di... Quindi la metafisica sarebbe il andare oltre la semplice esperienza sensibile che si fa tramite i sensi, tramite la percezione dei sensi? Sì, possiamo dire di sì. La metafisica ci fa andare, ecco, anche un'altra definizione, verso le cause ultime, no? Perché in effetti, anche se tutto il mondo ha una sua razionalità, non è immediata, ci vuole appunto la riflessione, l'osservazione per comprendere la complessità di queste cause che ci spiegano i fenomeni. Dicevo la volta scorsa che la filosofia implica un po' di lentezza, cioè noi siamo in un mondo che solitamente, se non sbaglio, si dice fast food, no? Mangiare veloce, mi pare che significa, no? E dove appunto c'è velocità. Per fare metafisica mi sembra che sia molto vicino alla parola contemplazione. Se non sbaglio, la contemplazione nell'antica età romana avveniva in questo modo. Gli auri, i sacerdoti dell'antica Roma, contemplavano il cielo e contemplavano il volo degli uccelli. Il volo degli uccelli spesso disegnava, diciamo, una figura geometrica nella volta celeste. Di conseguenza poi quello spazio diventava come uno spazio sacro, ed è lì che bisognava contemplare, cioè osservare con attenzione il movimento degli astri e altri segni particolari che davano la possibilità agli auguri di interpretare il futuro, di interpretare il presente e di prospettare il futuro. E questo avveniva tramite un atteggiamento appunto che si chiama contemplazione, che quindi significa uno spazio fermo di riflessione. E quindi quello che mi dici tu, sia nel caso della razionalità che nel caso della metafisica, rafforza questo atteggiamento di lentezza, di riflessione e di non semplice razionalità applicata, tipo, non so, un ingegnere che studia una costruzione, un architetto che progetta un edificio, un chimico che studia le componenti di una medicina, un ingegnere nucleare che appunto ipotizza una centrale nucleare di ultima generazione, oppure perfino anche fino al lavoro più semplice, che può essere un artigiano che prepara le finestre in PVC, in alluminio o anche in legno, eccetera. E non è la filosofia non è semplicemente una razionalità applicata alla cosa da fare, ma è una razionalità che ragiona sui fatti che capitano, li interpreta, va alla ricerca, come dicevi tu, delle cause ultime o delle cause prime, a seconda da dove ci mettiamo, e praticamente va alla ricerca di questo sapere. Bene, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, poi andiamo avanti. Tu prima hai parlato di razionalità. Mi sembra che tu abbia fatto un dottorato di ricerca sulla razionalità in Aristotele. Ce ne parli un attimo? Sì, in effetti per Aristotele la razionalità
La ragione è uno strumento abbastanza ricco che ha diversi usi, appunto c'è questo primo uso contemplativo teorico, no? Che ci porta alla contemplazione gratuita senza ricercare un altro scopo. Poi abbiamo una razionalità pratica che sarebbe l'etica, quella su cui ho fatto la ricerca, che è un uso della razionalità indirizzato verso l'agire umano, un agire che ci porti alla felicità, no? All'eudaimonia, alla vita piena, all'agire virtuoso. E poi un terzo uso è quello tecnico, che è quello orientato alla produzione di cose materiali. Quindi, come vediamo in Aristotele, la razionalità è una realtà molto ricca che purtroppo nella modernità si è vista ridotta, perdendo, no? Un po' questa ricchezza che ha nei suoi usi. Bene, Don Oscar, vorrei chiederti dei lumi, secondo te, anche una tua opinione, una tua personalissima opinione, sul rapporto tra filosofia e religione. Perché spesso ho notato anche oggi che la nostra cultura mette un po' in contrasto queste due discipline. Ci sono tanti giovani che, per esempio, accostandosi alla filosofia, spesso mettono poi in discussione la propria decisione di fede, il proprio credo, perché la filosofia apre loro degli scenari che non avevano preso in considerazione, e non avendo poi possibilità di una cultura religiosa, tra virgolette, soda, forte, non hanno i mezzi per rispondere ad alcune sollecitazioni. Quindi ti chiederei, onestamente, proprio come ragionamento tuo personale, filosofia e religione sono proprio in contrasto, o può essere possibile una riconciliazione e un aiuto reciproco? Ogni sapere, ogni scienza, la teologia è anche una scienza, ha il suo ambito di ricerca, e perciò ogni disciplina è autonoma, c'ha una sua autonomia. Però questo non significa opposizione, perché alla fine la verità è una, che va ricercata per diverse strade,
È un altro discorso, però questo non significa opposizione tra i saperi, tra filosofia e religione, quindi ci può stare un dialogo, una condivisione, perché alla fine si ricerca la stessa verità, che è una. Non tutti però, scusami se divago un po', non tutti però sono d'accordo che la verità sia una, ce ne sono molti ormai che dicono che in realtà la verità non ci è possibile conoscere e in realtà ognuno ha la sua opinione. Hai sentito spesso questo ragionamento? No, nessuno conosce la verità, abbiamo solo delle opinioni. Tu che dici di questa affermazione? Pure nell'antichità l'opinione non riusciva a cogliere la verità da un colpo, però c'ha un suo spessore, un suo valore, e quindi il fatto che, sì, come si dice nell'attualità, che non ci sia una verità, in certa maniera è vero, perché nessuno c'ha la verità in tasca, però poi dalle diverse opinioni, dai diversi saperi, si abbraccia in modo parziale la verità, che alla fine è una. Bene, bene, ti ringrazio. Allora, volevo chiederti anche una cosa. Prima abbiamo parlato di contemplare, eccetera, e come dicevo, la parola contemplare è una parola appunto che non viene dalla nostra cultura cristiana, ma viene da una cultura greca, diciamo. Penso anche, un esempio per tutti, pensate un po', noi usiamo la parola contemplare perfino nel rosario e abbiamo scoperto che è una parola con una origine antica. Oppure per esempio il giorno di Natale, proprio il primo, la mattina, quando celebriamo messa, si legge il prologo di San Giovanni, dove c'è scritto: in principio era il verbo, che poi in greco in realtà è en arche, en o logos, mi pare se non sbaglio, e dove la parola logos appunto è una parola che nel mondo greco è stata usata tantissimo, soprattutto in ambito filosofico. E, bene, e quindi questo mi colpisce, proprio di questo utilizzo nella nostra fede di terminologie che vengono da un'altra cultura. Ora ti chiedo, tu hai fatto la tua tesi sulla razionalità pratica in Aristotele. Allora ti domando, c'è qualche cosa di questa tua tesi, che al limite ce ne parli un attimo, che può essere assunta nella nostra vita pratica quotidiana, che in qualche modo ha un riverbero sulle nostre scelte? La filosofia aristotelica ci lascia tante finestre aperte, per esempio la nozione di virtù indirizzata verso la vita buona. Penso che tutti cerchiamo la vita buona, la realizzazione personale, l'approfittare tutte le risorse che abbiamo dentro, no? E la filosofia aristotelica punta su questo, no? Tirare fuori tutte quelle risorse che abbiamo. Sì, poi va bene, sul messaggio cristiano ci sono degli elementi di novità che si aggiungono e che anche arricchiscono la proposta aristotelica. Penso che con questo atteggiamento di dialogo, sì, tante nozioni possono essere approfittate. L'amicizia, non diciamo, no? Per Aristotele anche tante volte viene interpretato in modo individualistico, ma cioè in realtà l'amicizia è un componente indispensabile per la crescita nella etica, nella vita buona. Non si può vivere la vita buona senza gli amici. Quindi l'amicizia per Aristotele non è uno ad uno, ma implica un noi più largo, più ampio? Sì, la comunità di riferimento, no? Quello che si parla tecnicamente nella filosofia come narrazione. Non si imparano le nozioni di bontà o di cattiveria a livello teorico, ma appunto nel crescere all'interno di una comunità, di un gruppo di riferimento. Quindi praticamente le virtù non si imparano, si praticano. Bene, noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'ascolto e andremo avanti. Ringraziamo Don Oscar, che anche con un po' di mal di gola però ci ha dato la sua disponibilità. Vi ringraziamo e vi aspettiamo per la prossima volta. Salve a tutti, un caro saluto a tutti. Saluti a tutti, grazie Don Andrea dall'opportunità e a voi ascoltatori.